Allora, iniziamo subito tenendo conto che dopo ci sarà una presentazione di un corso. Allora, prendiamo due numeri in forma trigonometrica. Z uguale rho per cosena alfa più i sen alfa e W, lo scriviamo pure lui in forma trigonometrica, chiamiamo sigma per cosen beta più i seno di beta. Ho messo le parentesi anche attorno ad alfa e beta, anche se non sono necessari, però non guastano. Allora faccio il disegno. Allora qua abbiamo z, questo è alfa, e qua abbiamo W, questo è beta. Attenzione, beta è negativo in questo esempio qua, eh? Non prendiamolo proprio coniugato, prendiamo un angolo diverso. Un po' più piccolo, però negativo. Anche il modulo prendiamo diverso. Allora, questo è il gruppo. Ok. Ora andiamo a fare il prodotto. Come si fa il prodotto? Si fa con le usuali regole. Z per W. Allora, vi ricordo che ci sono rho e sigma. Rho e sigma sono rho è uguale a modulo Z, sigma è uguale a modulo W. Allora, quando vado a fare il prodotto, fuori mi viene rho per sigma, il prodotto dei numeri reali si fa come al solito. Poi devo fare il prodotto di quello che sta all'interno delle parentesi. Allora che cosa mi viene? Cosen alfa, cosen beta, meno sen alfa, sen beta, più i volte cosen alfa, sen beta, più sen alfa. Ok? Ora tutto ciò che sta dentro questa parentesi, facciamola diventare una parentesi quadra, per maggior chiarezza, tutto ciò che sta dentro la parentesi quadra, qua ci manca anche un'altra parentesi. L'ultima non è una parentesi, è semplicemente per separare da quel grafico. Qua ho dovuto mettere la parentesi perché c'è la I in evidenza, qua non c'è bisogno di una parentesi quadra. Allora, tutto ciò che sta dentro la parentesi quadra deve essere un modulo di un numero di complesso di modulo unitario. Perché? Perché noi sappiamo che il modulo di ZW è uguale a rho per sigma. Perché sappiamo che il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli, già l'abbiamo visto prima. Questi sono due numeri. Il modulo di Z faceva rho, il modulo di W faceva sigma. Il modulo del prodotto deve fare il prodotto dei moduli, cioè rho per sigma. Quindi, siccome il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli, allora questo, il modulo di questo è rho per sigma per il modulo di questo. Ma allora il modulo di quello che sta dentro la parentesi quadra deve fare 1. Però, se ci tolgo il modulo, come lo possiamo scrivere meglio questa parentesi quadra? Chi ha fatto trigonometria riconoscerà che coseno coseno meno seno seno non è altro che il coseno della somma. E coseno seno più seno coseno non è altro che il seno della somma. Quindi qua abbiamo coseno di alfa più beta più il seno di alfa. Aspettiamo a parentesi qua. Quindi il prodotto si fa in questo modo. Allora come si può ricordare questa cosa? In maniera molto semplice.
si introduce una notazione alfa, si dice argomento di z. Si scrive alfa uguale arg beta, naturalmente si dà argomento di W, quindi beta è uguale ad arg W. Chi è l'argomento di Z più W? Chi è l'argomento? L'angolo formato dal vettore che indica il numero complesso con l'asse dell'ascissa. Quindi Z forma un angolo alfa, l'argomento di Z fa alfa. W forma un angolo beta, l'argomento W fa beta. Secondo voi Z più W che argomento avrà? Alfa più beta. Sta scritto qua, no? Quando l'argomento era alfa, qua c'avevo cosen alfa più isen alfa. Quando l'argomento era beta, c'avevo cosen beta più isen beta. Qua c'ho coseno di alfa più beta più iseno di alfa più beta. Quindi l'argomento della somma non è altro che la somma degli argomenti quindi si usa dire che quando faccio la moltiplicazione di due numeri complessi il modulo è il prodotto dei moduli e l'argomento, quindi lo riscrivo qua, modulo di z w è uguale a rho per sin, cioè modulo z per modulo di, il modulo è il prodotto dei moduli, mentre l'argomento è il prodotto degli argomenti, è la somma degli argomenti. Quindi si usa dire che i moduli si moltiplicano mentre gli argomenti si sommano. Chiaro? Ora qualcuno sta cominciando a rimuginare sul fatto, dice mannaggia, io trigonometria non l'ho fatta oppure non l'ho fatta bene, sta roba non la capirò mai. No, invece questa è la tua grande occasione, perché cosa è più facile? Ricordarsi le formule di addizione o ricordarsi che gli argomenti si sommano? Ricordarsi che gli argomenti si sommano. Allora, tu quando vuoi scrivere la formula di addizione che riguarda il seno e il coseno di due numeri complessi, cioè vuoi sapere quanto fa coseno di alfa più beta o seno di alfa più beta, prendi due numeri, z e w, e mettici modulo 1, cioè prendi coseno alfa più iseno alfa e coseno beta più iseno beta. Fai la moltiplicazione. La parte reale sarà il coseno della somma, il coefficiente della parte immaginaria sarà il seno. Quindi, sto dicendo che affinché nella moltiplicazione gli argomenti si sommino, bisogna per forza che qua venga coseno di alfa più beta e qua venga seno di alfa più beta. Quindi, se sei furbo, e hai un dubbio sulla formula, sulle formule di addizione di seno e coseno, ti fai un attimo un prodotto di questo tipo, allora sigma ti puoi mettere tranquillamente pari a 1 e quello che viene qua deve essere coseno di alfa più beta, quello che viene qua deve essere i volte parte la i, deve essere il seno di alfa più beta. È chiaro? Oh. Quindi non voglio dubbi sul formula di addizione di seno e coseno. Cioè, ma io la trigonometria non l'ho fatta, te l'ho spiegato io. Questa non è una dimostrazione, queste formule si possono dimostrare geometricamente. Con queste formule geometricamente, diciamo, di addizione, noi abbiamo usato il fatto le formule di addizione per scrivere così. Però mnemonicamente è molto più facile ricordare che gli argomenti si sommano. Quindi, dov'è che non voglio dubbi? Sul fatto che le formule dobbiate sapere. Poi dice, se vi chiedo la dimostrazione di queste formule potete rispondere, vabbè, questa l'ho fatta superiore al mare. Però che le formule che coseno di alfa più beta sia questo, e seno di alfa più beta sia questo, lo dovete sapere, perché ve l'ho ricordato, vi ho anche spiegato come fare a ricavarlo dal punto di vista mnemonico. È chiaro? Bene. Allora abbiamo questo discorso qua. Questo è un fatto importante, importantissimo. Una cosa, allora vediamo un po', secondo voi z per w dove deve stare? Diciamo che la circonferenza unitaria sta, è fatta così, questa è la circonferenza unitaria,
Z per V doppio dove destra. Allora, questo qua quando sarà in modulo? Se questo è 1, questo sarà 1,2. Qua saremo a 1,6. 1,6 per 1,2 fa quasi 2. Quindi il modulo dovrà venire quasi 2. E l'argomento? Questo sarà, che ne so, 35-40 gradi. Questi sono meno? Meno 20. Meno 20 più 40 fa più 20. Quindi più o meno 40. Allora, quest'angolo qui deve essere beta. Questo è alfa più beta. Ovviamente alfa più beta è più piccolo di alfa perché beta era negativo. Allora, tutto l'angolo era alfa. Questo era beta. Quest'angolo qui, questo con tre cose, è alfa. Invece il modulo è il prodotto dei moduli. Per capire il modulo a dove arrivava dovevamo disegnare per forza la circonferenza unitaria, no? Se non disegnavamo la circonferenza unitaria era impossibile determinare quello. L'abbiamo fatta a occhio, però fatelo con un programmino che abbia la visualizzazione dei numeri complessi e vi accorgete subito che quanto detto corrisponde a verità. Adesso, quindi, quando faccio il prodotto di due numeri complessi, i moduli, sì? E gli argomenti? Ripeto ad alta voce. Quando faccio il prodotto di due numeri complessi, i moduli? Che ho detto io? Allora, quando faccio il prodotto di due numeri complessi, non ci viene nella registrazione se non lo dite. Se non ci viene nella registrazione, io poi quelli che non l'hanno detto li dico. Vedete un po'? Allora, giriamo. Quando faccio i prodotti di due numeri complessi, i? E gli argomenti? Una schifezza. Ripeto. A voce più alta. I moduli? Gli argomenti? Questo ve lo ricordiamo. Ora, questa somma però, attenzione, facciamo un esempio. Facciamo 1 più i per meno i. Allora, questo quanto fa? Questo è facile farlo in forma algebrica. Meno i per i fa 1, meno i per 1 fa meno i. Allora, 1 più i, chi è? È il modulo fa radice di 2 per il coseno di quanto? 1 più i dove sta? 1 più i, che angolo formerà? Cioè? Quindi coseno di pi greco quarti più i seno di pi greco quarti. Se avete dei dubbi andate a sostituire coseno di pi greco quarti fa radical 2 su 2, questo fa radical 2 su 2, moltiplicate radical 2 su 2 per 2, ma radical 2 fa 1, dall'altra parte viene giù ed è giusto. Ma dice, ma è inutilmente complicato, quello era 1 più i, come l'hai scritto, radical 2 per radical 2 su 2 più i per radical 2 su 2, meno i. È 1 perché il modulo è unitario per il coseno di quanto? Meno i dove sta? Sta qua. Che angolo forma? 2,70, cioè? 3 mezzi pi greco. Quindi coseno di 3 mezzi pi greco più i seno
3 e mezzo. Allora, 1 più i per meno i, quanto deve fare? Usiamo quello che abbiamo scritto là, i moduli si moltiplicano, radical 2 per 1 fa radical 2. Poi cosa dobbiamo fare? Coseno di quanto? Pi greco quarti più 3 mezzi pi greco fa 7 quarti pi greco. Più i seno di 7 quarti. Ok, infatti 1 meno i, potete anche notare che se io sottraggo 2 pi greco, allora 2 pi greco a cosa corrisponde? A un giro intero. Quindi se io qua scrivessi radical 2 per il coseno di meno pi greco quarti più i seno di meno pi greco quarti, verrebbe la stessa cosa, perché ho aggiunto oppure tolto, in questo caso ho tolto un giro intero. Quando tolgo un giro intero, aggiungo un giro intero, il seno e il coseno rimangono qua. Perché rimane la stessa cosa? 1 meno i è uguale a questo, vedete? Coseno di meno pi greco quarti è uguale a coseno di pi greco quarti, coseno è una funzione pari, quindi questo per questo faceva 1 e rimane 1. Seno di meno pi greco quarti invece è l'opposto, quindi se prima questo faceva 1, per i questo farà meno 1. Ok? Allora, quello che voglio sottolineare è che quando facciamo la somma si può intendere modulo 2 pi greco, cioè alla somma si possono aggiungere multipli interi di 2 pi greco. Allora, in questo caso noi l'abbiamo fatto perché 7 pi greco quarti non ci piaceva tanto, meno pi greco quarti era più facile da calcolare, se ne è così. Ma, per esempio, io posso trovarmi a mio agio quando l'argomento è compreso tra 0 e 2 pi greco. Quindi, per esempio, se viene, devo fare pi greco quarti meno pi greco quarti fa meno pi greco quarti, al contrario posso aggiungere 2 pi greco e avere 7 pi greco quarti per 10 km. Quindi, la cosa importante è che l'argomento deve stare in un range che ha un'ampiezza di 2 pi greco, cioè per esempio possiamo per fissare l'idea e dire che l'argomento deve essere sempre compreso tra 0 e 2 pi greco. Allora, se viene minore di 0 aggiungiamo 2 pi greco, la somma, se la somma viene maggiore di 2 pi greco togliamo. Ok? Quindi possiamo agire in questo modo. Per esempio, va bene, ma io così, se no mi devo già. Quindi, quando diciamo che qua gli argomenti si sommano, intendiamo dire che si sommano naturalmente modulo 2 pi greco. Adesso abbiamo ancora un quarto d'ora prima che venga il collega, e quindi ne approfitto. Gli esercizi qua lascio un po' a monca la situazione, ma tanto domani abbiamo 3 ore per fare l'esercizio. E voglio dimostrare un'ultima cosa che è meglio fare a teoria, cioè che C non è un corpo ordinato. Talmente bello e talmente importante che ha più di qualche citazione letteraria. Per esempio è citato nel libro Inshallah di Oriana Fallaci. C'è un militare italiano che, siccome ha fatto i primi 2 anni di ingegneria, mentre stava a fare la guardia ripensava al fatto che C non è un corpo ordinato. Vabbè, corpo in questo caso sarebbe un campo, perché abbiamo già visto che C è campo nel senso che è commutativa.
Allora, che significa? Cosa significherebbe che C è un corpo ordinato? Ci dovrebbe stare una relazione d'ordine che io indico così, per quale motivo? Perché non è la relazione d'ordine usuale che ci abbiamo sui reali, perché questa appunto non si può estendere. Allora, mettiamo che ce ne sia uno. Quindi come si fa a dimostrare? Si dice, supponiamo per assurdo che su C esista una relazione d'ordine totale, totale significa ogni coppia si può confrontare, cioè quando io ho due numeri so qual è quello più grande, che indichiamo in questo modo, tale che, se vi ricordate, le proprietà che mi dicevano che il campo era ordinato erano due. La prima proprietà, x, diciamo, z è minore o uguale di v2 se e solo se z più v è minore o uguale di w più v, e la seconda 0 è minore o uguale di 0 0 è minore o uguale di w implica 0 minore o uguale di 0 per w. Allora queste proprietà devono valere per ogni 0 w e v appartenenti a C. Cioè, se io non voglio queste due proprietà di relazioni d'ordine su C, ce ne metto quante me ne pare. Per esempio, una relazione d'ordine si può fare in maniera lessicografica, cioè vado a confrontare prima la parte reale e dico, se la parte reale del primo è più grande, dico il primo è più grande, se sono uguale la parte reale, vado a confrontare la parte immaginaria, il coefficiente della parte immaginaria. Siccome quelli sono due confronti fatti in successione, coincidono entrambi se solo se i numeri sono uguali, quindi quella è una relazione d'ordine. Il problema è che quella relazione d'ordine, queste due proprietà, non ce l'ha. Potrei dire, vabbè, ma non fare quella relazione lì, fai, confronta prima i moduli, vedi quello che è più lungo, a parità di moduli confronti l'argomento. La proprietà non funziona. Cioè, come fai a sapere che non funziona? E te lo dimostro per qualunque relazione d'ordine. Supponiamo che ci sia questa proprietà, adesso arriviamo a un assurdo. Chiaro? Perciò la relazione d'ordine si indica con minore uguale storto, perché non è una relazione d'ordine ben specificata, è una relazione d'ordine generica. Allora, prima osservazione. Osservazione. Z quadro, 0 è minore uguale di z quadro per ogni z appartenente a C. Perché? Allora, primo caso, se 0 è minore o uguale di z, e quindi 0 un'altra volta è minore o uguale di z, questo mi dice che 0 è minore o uguale z per z che fa z quadro. Sto usando la proprietà numero 2. Secondo caso, se invece è 0 è minore o uguale di meno z, cioè se è z che è minore o uguale di 0, cioè o, siccome la relazione d'ordine è totale, io prendo z, o z è maggiore o uguale di 0 o z è minore o uguale di 0. Allora, in questo caso, per la prima proprietà, questo equivale a dire che 0 è minore o uguale di meno z, cioè aggiungo meno z da tutte e due le parti e ottengo questa. Ma siccome 0 è minore o uguale di meno z, lo posso scrivere due volte, e questo mi indica che 0 è minore o uguale di meno z al quadrato che fa z quadro. Cioè, il quadrato z quadro, i quadrati sono il quadrato sia di z che meno z. Uno dei due deve essere positivo, deve essere non negativo, almeno uno dei due. Ma noi sappiamo che quando moltiplichiamo due numeri non negativi, il quadrato, il loro prodotto deve essere non negativo. Quindi il quadrato di z, siccome è il quadrato di z, ma è anche il quadrato di meno z, in uno dei due, in,
ciascuno dei due casi, cioè in almeno uno dei due casi, è il quadrato di un numero non negativo, quindi deve essere per forza non negativo. Ora, la dimostrazione continua qua, voglio che sia tutta su questa lavagna. Quindi 0 è minore o uguale di 1 e 0 è anche minore o uguale di meno 1, che equivale a dire che 1 è minore o uguale di 0. Allora, per quale motivo? Questo è il quadrato di 1 e questo è il quadrato di i. Allora, il problema è che in C c'è un numero, ma ce ne sono tanti, il cui opposto pure è un quadrato, cioè 1 è il quadrato di 1, ma meno 1 è il quadrato di 1. Allora, siccome questi sono quadrati, devono essere tutti e due positivi. Ma questo che cosa comporta? Che 1, il fatto che 1 sia negativo non è un assurdo, in questa relazione potrebbe essere così. Però, se mettiamo insieme il fatto che 1 è non negativo e 1 è non positivo, se vi ricordate la proprietà antisimmetrica, questo implica, se 1 è maggiore o uguale di 0 e 1 è minore o uguale di 0, questo implica che 1 è uguale a 0. E questo è assurdo. Assurdo, a volte gli studenti, c'è una cosa che ho diciamo conservato da studente, si mette la scarica elettrica. 1 è più grande di 0, 1 è più piccolo di 0, e allora 1 è uguale a 0. Perché è assurdo? Perché un campo, l'abbiamo visto esercitazione l'altra volta, può avere anche solo due elementi, ma ci sono due elementi che non possono mai essere uguali: l'elemento neutro della somma e l'elemento neutro del prodotto. Sono diversi per costituzione. È chiaro? Quindi non è possibile mettere alcuna relazione d'ordine che goda di queste due proprietà. La relazione d'ordine ce la posso mettere, ma non goda delle proprietà. È chiaro? Praticamente quello che abbiamo appena dimostrato è che non è possibile fare una teoria delle disequazioni sui numeri complessi. Quindi chiunque si presenti domani esce su qualche sito: ah, hanno fatto le disequazioni con numeri complessi. Fesseria. Fesseria, perché lo sappiamo, abbiamo fatto il teorema e sappiamo che non è così. Ah, vi ricordate quando abbiamo detto che la compagnia di base qua cosa c'è? R2, i numeri complessi si mettono sul piano di Castro, comunque c'hanno due coordinate. Allora su R2 tu puoi mettere, se il piano cartesiano lo guardi come piano di Gauss, puoi mettere una struttura di campo, la coppia 3,2 la guardi come 3 più 2i, è un numero complesso, con i numeri complessi ci si possono fare somme e prodotti, quindi è campo, ci si possono fare moltiplicazioni e addizioni. Per capirci, se tu vai al supermercato e per comprare, per avere quel prodotto ti servono 20 euro più 200 bollini, allora tu dici, vabbè, io ho i 200 bollini, siete fratelli oppure mamma e figli oppure che ne so, tu ci metti 20 euro e ci pigliamo il servizio di piatti. Quindi si possono sommare per quel prodotto, ci vuole. Ho finito. Tuttavia non si possono mettere in ordine. Chi è più ricco? Chi ha 10 euro e 20 bollini o chi ha 20 euro e 10 bollini? Non si sa, fino a che non si sa il valore del bollino. Chiaro? Ok.